Cosa c'è dentro? Una fusione di gas e sostanze chimiche. Proteggendo la miscela dall'impatto iniziale, si ottiene una reazione chimica ritardata e può essere usato come una bomba a mano. Ma è un proiettile. Sta a sentire, Jack. Dobbiamo impedire che se ne abusi. Rendiamo pubblica l'invenzione. Vuoi che faccia trapelare un'informazione top secret? Scordatelo. Sarà meglio far venire qualcuno che la porti nel cavo della CIA. Non ho alcuna intenzione di perdere di vista quest'arma. La consegnerò personalmente. Ma che cazzo? Qualcuno non mi arrotavi, figlio di puttana! Fatti i cazzi tuoi! Ehi! Fermo! Sta fermo! Che c'è nella valigetta? Carte, documenti, ho un po' di soldi nel portafoglio, te li do tutti. Butta qui la pistola. Dammi la valigetta. Senti, ho più di $200. Beh, la valigetta. Lasciala, non fare altre pazzie! Se ti azzardi a fare ancora un passo, io le sparo! E sparo anche a lui! Che aspetti, testa di cazzo! Getta a terra la pistola! D'accordo. Sta calmo. Sta arrivando la polizia. Lasciala andare. E vattene. Certo. Ma prima prendo la valigetta. E tira laggiù. E allontanati!
vuota. E adesso non fare il furbo. Abbiamo impiegato anni per conquistare la fiducia pubblica e il consenso generale dei media. E ora Coleman con questa mossa ci fa fare la figura dei trogloditi. Già, però ci sono delle attenuanti che potrebbero essere... Chiudi il becco, Jack! Basta così! Ogni giornale di questo paese ha fotografie, interviste e una descrizione dettagliata dell'agente Coleman. Jack, personalmente quell'arrogante figlio di puttana non mi è mai andato giù. Perciò, niente più protezione. Non me ne frega niente se ha amici potenti. Voglio vedere la sua testa infilzata in cima ad un palo. Chiaro? Cristallino. Capo. Bene. Vorrebbe vedere le mie palle arrosto, eh? Non esattamente. Hai violato la sicurezza e il segreto professionale. Avrai una citazione in giudizio. Ma il capo vuole farti fuori. Sei espulso. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una bella cazzata. L'arma è di dominio pubblico e mi spediscono altrove. Dove, quando e per quanto? Neanche il tempo per le vaccinazioni. Devono calmarsi le acque. Senti, lavorerai per un certo signor Gonzalez. Sì, come giardiniere? Non proprio, è un ricco uomo d'affari. Potente e con aspirazioni politiche, per cui ha molti nemici. Quindi gli serve un esperto della sicurezza. Perché non usi il termine appropriato, Jack? Un gorilla. Chiamalo pure come ti pare. Ah, prendi l'asciugamano. Sud America, eh? È lì che vive Paola. Andrò a trovarla. Roy, non ti aspettare troppo da lei. La CIA praticamente era la sua vita. Dopo che è stata espulsa, ha quasi perso la ragione. È alcolizzato ormai. Beh, io vado a trovarla lo stesso. Mi terrò in contatto. Il biglietto? Ah, sì. A proposito, ho avvertito i servizi di sicurezza all'aeroporto. Abbi cura della pistola. Sì, sono stato al Cavo e ho visto la copia con cui l'hai rimpiazzata. Hai fatto bene, Roy. Grazie, Jack. Sarà più al sicuro nelle tue mani. Almeno per ora. Ci vediamo, eh? Prima o poi, chi lo sa. Dovrà proseguire a piedi, signore. Disculpa. Tieni. Grazie.
Ciao. Hai bisogno di qualcosa? No, signor, disculpe. Disculpe, signor, disculpe. Già, voltati. Voltati e sparisci, stronzo. C'è Paola Sanchez, per caso? Lei chi è? Coleman, Roy Coleman. Sono Loris Lane. Ah, bene, molto piacere. Sono un suo vecchio amico. Aspetti qui. Permette? Grazie. Don Gonzales, l'uomo di cui mi ha parlato è appena arrivato. Diego, mi sei simpatico perché mi porti sempre delle buone notizie. Allora, dove si trova? Con Paola Sanchez. Ho saputo che sono molto amici. Dall'aeroporto è andato dritto all'Hotel Capri. Nessuna traccia della valigetta. Davvero? Questo sì che è interessante. Spremi Paola con i pagamenti. Potrebbe esserci d'aiuto per trovare la pistola, ma fa attenzione. Non voglio che Coleman sospetti nulla. È lui. Prendi un po' di tempo. Digli che non ci sono. Forza. L'opinione pubblica in questi giorni è interamente focalizzata sulla assurda strategia adottata dalla CIA contro la criminalità comune. Al centro della polemica, l'agente della CIA, Roy Coleman, esperto d'armi. È lui l'inventore della pistola dotata di speciali proiettili bomba che esplodono a pochi secondi dall'impatto. Testimoni raccontano che un rapinatore colpito dalla pistola di Coleman si sia letteralmente polverizzato davanti ai loro occhi. Paola, svegliati. Ti fa male? Beh, si è gonfiato. Sei un tipo nervoso, eh? Ehi, se non ricordo male, ho reagito come avresti fatto tu. E comunque che facevi nascosta nella macchina? Cercavo di essere prudente. Volevo parlarti da sola. Perché? Siamo sorvegliati. Mettici un po' di ghiaccio. Da chi? Signor? Come si dice ghiaccio? Ielo. Ielo? Come? Hola. Un helado, por favor. Vieni, Roy. Dove stavi andando? A trovare un socio in affari. Tu però non mi hai risposto. Questo socio in affari è Gonzales, vero? Sì. Gonzales è un farabutto, Roy. Devo farti una domanda. Che c'entri con lui? Ecco, e non farmi fare la parte della stupida mentendomi. Intesi? Intesi, però tu mi dici che bolle in pentola. Va bene. Andiamo a casa mia. Sei mio ospite stanotte. Ci provi sempre a sedurre i giovanotti, Paola? Sì, hai sempre un bel culo. Tanto cielo, siamo davanti a una chiesa. Ah sì, allora? E allora potrebbero scomunicarci. Per così poco. Chiamalo poco. I soldi, Florinda. Domani. Ah.
vamos. Questo è troppo. Gonzalez ci ha requisito anche la nostra fabbrica. È arrivato il momento di agire. Ma non ci muoveremo da qui per andare alla villa. Ehi! Mi stai ascoltando? Non ci muoveremo per andare alla villa finché non ho sistemato i detonatori. Chiaro? Sì, sì. Sì. José. Ascolta. Abbiamo un problema serio. E cioè? È appena arrivato un americano, un vecchio amico di Paola. Il suo nome è Roy Coleman. È un agente della CIA e l'inventore di quella pistola di cui hanno parlato la TV e i giornali. E ora dov'è? È con Paola. Mi ha detto che avrebbe cercato di scoprire perché è venuto qui. L'hanno spedito qui per fare affari con Gonzales. Per vendergli la pistola? Sì. E forse per aiutarlo a risolvere un altro problema. Noi. Cerca di trattenerlo da Paola. Sorveglialo. Ok. E... Diego, non ti toccherà più. Anticipiamo la data. Vai a controllare la fabbrica domattina all'alba. Don Gonzales, le hanno mentito. Non ho avuto il tempo per un controllo, ma glielo giuro sulla vita dei miei figli. Prima della spedizione, la merce caricata era purissima. Io ti credo, Luis. Allora, perché sono qui? Si è creato un problema che non può essere risolto. Ormai, dopo quello che è successo, ho perso la dignità. E i miei nemici ne approfitteranno. Per riparare il danno subito, uno di noi deve assumersene la responsabilità. Gonzales, io non sarò certo il suo capro espiatorio, se lo scordi. Non hai altra scelta. Vai a farti fottere. Luis. Allora, perché sei qui, Roy? Te l'ho appena detto. Senti, hai bevuto troppo, oh, è tardi. Figlio di puttana! Io ti ho insegnato il mestiere. Il nostro illustre uomo politico si sta ingrassando con il traffico di droga, armi, estorsioni. Vuoi che continui? Certo. Non raccontarmi balle, stronzo. Tu hai portato la pistola. Sta a sentire, Paola. Andiamo a letto. Ma perché non mi dici la verità? Perché non la riconosceresti, neanche se venissi a scolacciarti di persona. Non ho detto avanti. Sono Florinda, una cara amica di Paola. Ah sì? Ciao, Flo. Addio, Flo. Tu sei un suo amico da tanto tempo. E le devi moltissimo, giusto? Sì. Bene. Allora paga il debito. Resta qui. Devi darle il tempo di fidarsi di te come una volta. Di che cosa ha paura? Di tutto.
E mi chiamo Florinda. Svegliati. 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 Datemi un po' di tempo. Ho bisogno ancora di una settimana. Gli affari non stanno andando bene. Me ne sbatto le palle di come stanno andando i tuoi affari. Noi vogliamo i soldi. E vogliamo la pistola. Non ne avete già abbastanza di pistole? Non lo so, dov'è Drury Doberme? È un tuo vecchio amico. Chiediglielo. Quella pistola è molto importante per noi. Lui preferisce i suoi nuovi amici. Perché non glielo chiedi tu direttamente? Sarò comprensivo, te lo dirò più chiaramente. Hai 24 ore per trovare i soldi e per sapere dove è nascosta la pistola. O devo chiederlo a Florinda? Vaffanculo, stronzo! Stai bene? Sei ancora qui. Hai un ospite molto interessante. Chi? Florinda, la brava bimba di mamma. Mamma? È tua figlia? Chiederò a lei che sta succedendo. Paola, se mi interessassero i soldi farei il politico. Roy, voglio provare a crederti. Cosa stai facendo? Ciao, Flo. Florinda. Ah, già, dimenticavo. Sto strappando un po' di erbacce. L'ho notato ieri sera e così. Non ti sfugge niente, eh? Ehi, aspetta, c'è qualcosa che non mi quadra. Mi chiedi di restare e poi mi eviti. Come mai? Cosa, puzzo? No, no, no. Quelli come te sono sempre profumati come le rose. E l'aria condizionata che respirate nei grattacieli della CIA è purissima e dolce, come le decisioni che prendete per migliorare la nostra vita. E così sia, amen. Bella predica, Flo. Florinda. Già. Sai una cosa, Flo? Hai la vista un po' offuscata, ma i tuoi occhi sono stupendi. Sei veramente uno stronzo. Lascia perdere la politica. Potresti anche bruciarti il culetto. È meglio che te ne vai. Gonzales t'aspetta. Dì a Paola di stare attenta. Sì, certo. Quando avrò la pistola e non prima. Si calmi, signor. Può dormire sonni tranquilli. Le assicuro che Paola non può dirgli quello che non sa. Mi è sembrato agitato. Paola è un'alcolizzata. Non ha niente da temere da lei. Non è detto. Ora che questo Coleman è qui, lei potrebbe intuire qualcosa. Non mollarla finché non avremo l'arma. E poi ammazzala. E la ragazza? È arrivato.
Porta il bagaglio del signor Coleman nella sua stanza. Benvenuto, signor Coleman. È la prima volta che viene qui? Proprio così. Le auguro che il soggiorno sia lungo e proficuo. Breve e proficuo sarebbe meglio. Niente di personale, ma il caldo è insopportabile qui. L'aspetto per bere qualcosa in piscina. Ah, meno male che ho portato il costume. Bene. Allora, signor Coleman, spero si sia rinfrescato adesso. Già, c'è un asciugamano? Certo. Grazie. È un paradiso qui. Spero solo che non abbia nemici. Che intende dire? Che ci sono troppi uomini e soprattutto mal distribuiti. Purtroppo, potere è sinonimo di invidia. In questa città si è formato un gruppo di ribelli, piccolo ma bene armato. Ultimamente sta diventando una seria minaccia. Perciò la prego, continui. Ho notato un bivio a circa 2 chilometri dalla villa. Dovrebbe metterci un uomo con un walkie-talkie e installare dei rivelatori sonori nella boscaglia qui intorno. E un'altra cosa, anche se rischio di ripetermi, qui fa caldo. I giubbotti antiproiettile fanno sudare. Ma ti salvano la pelle. Li faccia sudare i suoi uomini. Bene. Siamo di fronte a un vero esperto di sicurezza, Diego. Sono anni che sorvegliamo questa villa. Non è mai successo niente qui. Il mio arsenale è fornito di giubbotti antiproiettile. Per quanto riguarda il resto, lo consideri già fatto. Vieni qui. Vieni da papà. Chiama la base. Coleman in ascolto. Alla fabbrica è appena arrivato la jeep. È sceso un tizio, sta correndo. Ora si è fermato, sta guardando intorno. Sta tornando alla jeep. Che cosa devo fare? Pronto? Sentite? Aspetto ordine. Diego? Bisogna farlo subito fuori, prima che riesca a sfuggirci. Lei che ne pensa, Roy? Aspettiamo. Forse è una sentinella in avanscoperta.
Stai allerta. Il tuo giubbotto? Fa come vuoi. Tutti ai vostri posti, non sparate e aspettate i miei ordini. E da quando sei tu a dare gli ordini, Coleman? Voglio solo evitare che ci sia una carneficina. Questi ribelli non sono altro che bovari. Scommetto che non si farà vivo nessuno. Ma se invece i bovari arriveranno, noi saremo pronti. Bolivar è tornato. Non me ne frega un cazzo. Vieni fuori. Sorpresa. Visto che hai deciso di farci questa visita, raccontaci qualcosa di te. Che stai aspettando? Non gli piace questa domanda. Che significa Bolivar è tornato? Avanti, parla. No! Stronzo. Bolivar è tornato. Ok, siamo in arrivo.
Vai a vedere che succede. Ehi, serve aiuto? Ehi! È una trappola! Gettate a terra le armi! Ho detto gettate a terra le armi! Che sapere chi siete. Thank you.
Dammi la pistola. Dammi la pistola! I bastardi come te possono cambiare paese, ma dovunque vanno si trascinano sempre dietro sangue e morti. Ok, messaggio ricevuto. Dovresti fare il predicatore. E adesso fila via di qui. Vattene, ho detto! Giù le armi. Piano, lentamente. Bentornato. Le mostrerò la mia collezione di teste. Ma colleziono anche armi estremamente sofisticate e infallibili. Signor Coleman, lei è un eccellente stratega e io apprezzo notevolmente il suo ingegno. E lei è un bastardo assassino. Perché non viene al punto? Come vuole. So che ha portato con sé l'arma micidiale che ha inventato. Dove la nasconde? Si sta sbagliando. La CIA non permetterebbe mai che quell'arma uscisse dall'edificio, né tantomeno dal paese. Lei è molto abile. A mio avviso non la lascerebbe mai in mano a degli idioti. Posso assicurarle che... La mia pazienza si è esaurita! Vede, signor Gonzales, ho bisogno di tempo per rifletterci. Le do un'ora. Gonzales, Diego sta tornando alla villa. È andato tutto liscio. L'esplosivo è sotto il telefono. Appena quella puttanella alza il ricevitore, salta in aria come un razzo. Prendo l'auto per controllare la zona. Gonzales ne è al corrente. Aspetta. Hey!
toccare il telefono. Non toccare il telefono. Ma che ti prende? Voglio sapere che sta succedendo. Non c'è tempo. Ok. Esci di qui. No. Allora comincia a pregare. Ecco. Ora me ne devi due, Flo. I miei debiti li pago sempre. Brava. Su, andiamo. Aspetta. Devo fare una telefonata. No, fermo. Fidati di me. Questo è troppo. Vai da Paola. Se Florinda è coinvolta, lo è anche lei. Oggi voglio l'indirizzo di quel rifugio. Non domani. Oggi. Diego, voglio quella pistola. Ma devi portarmi Coleman vivo. Claro? Clarissimo, jefe. Il tempo è scaduto. Dov'è il rifugio? Vaffanculo, bastardo. Non mi far perdere la pazienza. Allora? Passerò alle maniere forti, se non parli. Dov'è il rifugio? Aspetta! Puoi dire a Sanders da parte mia di andare a fanculo. Sì, signor. Proprio adesso. D'accordo. Ma deve ancora darci l'indirizzo del nascondiglio. Come? Va bene, d'accordo. Diego, quel figlio di puttana ci ha preso in giro tutto questo tempo. Ha sempre saputo dov'è il nascondiglio. Lei non ci serve più. Uccidila. Dormire qui. Ok. Tu no, Coleman. Hai una pistola? José, mi ha salvato la vita due volte. So quello che faccio. Se è in buona fede domattina è libero, ma non ora. Avanti, muoviti. Muoviti, Coleman. Seduto. Metti queste. La catena. Mettiti pure comodo. Certo, accenderò il fuoco nel camino. Sogni d'oro.
e stai attento alle cimici, eh? Florinda, la mamma è qui. Sei un porco, un fottuto porco. Dove sono? Io non capisco. Stavo giusto dicendo che io non capisco il linguaggio dei porci. Dove sono Florinda e il gringo José? Dov'è Coleman? Avete litigato voi due. Avanti, José. Vado di fretta. Spero che ti ammazzi lentamente. Buona suerte, José. Figlio di puttana! Quante volte devo ripetertelo? Sono nella merda fino al collo. Ho bisogno del tuo aiuto. Paola è morta. Te l'ho già detto, quello stronzo sa che ho la pistola. Santo cielo, Jack. Sì, è in un posto sicuro. Niente prediche, per favore, eh? Se trova l'arma, io sono morto. Dimmi dove sei ora. È il nome di questa posada. Trinidad. Muovi il culo, Jack. Vorrei una stanza. Non intendo. È un cacciavite. Oh no! È un proiettile, Jack. Ha una reazione chimica ritardata e può essere usato come una bomba a mano. Thank you.
cazzo. Hai dormito bene, brutto figlio di puttana? No, non direi. Sei stato molto furbo a lasciarmi andare via il giorno dell'irruzione. Una gran mossa. Ma quella sceneggiata del telefono bomba è stata geniale. Ti ho portato dritto da loro. Di che diavolo stai parlando? Paola! Ma che stai facendo, stronza? Ti ho salvato la vita! Come hai fatto a trovarmi? È stato facile, ho seguito la tua puzza. Senti, non ho tradito né te né nessun altro. Per quale motivo non vuoi fidarti di me? Fidarmi? Come ieri, quando hai fatto una telefonata? Sì! Ci serviva aiuto. No! No! Sono morti tutti! Io non potevo fare niente. Io ero ammanettato. Sì! Sì che potevi! Ti sbagli! No! No! Ehi, dove stai andando? Io sono ancora sotto shock, non riesco a pensare. Aspetta. Devo schiarirmi le idee. Senti, la CIA mi ha espulso non perché sono disonesto e non ho nessuna intenzione di vendere la pistola. Allora, perché l'hai portata con te? Perché non era prudente lasciarla dov'era. Osè e Paola pensavano che Sanders ti avesse mandato per aiutare Gonzales a distruggere il nostro gruppo. Non sapevo neanche che esistesse prima di arrivare qui. E poi, perché mai la CIA dovrebbe interessarsi a un gruppo improvvisato di banditi? Senza offesa, eh? Tu non hai detto la CIA. Hai detto Sanders. Mio Dio, davvero non lo sapevi? No. Sanders e Gonzales, armi e informazioni in cambio di milioni di dollari. Che stupido. Devo continuare? Sì, continua. Paola sapeva del doppio lavoro di Sanders da anni e proprio non poteva credere che non fossi coinvolto anche tu. Mi ha coinvolto fin dall'inizio. Il rapinatore, l'espulsione, il rifugio. Sai che mi ha detto che qualcuno... Oh, cazzo! Ho chiamato Sanders. Non c'è nessuno. Muoviamoci. No, aspetta. Prendi la pistola. Qualcuno di voi prova a muoversi! Vi faccio saltare le cervelle, è chiaro? È tutto un bluff, sparategli! Sta zitto, stronzo!
calma, muchacha. Tienila tu. Sbrigati. Bye bye, belli. Presto! Siamo persi. La strada è sbarrata. Noi proseguiamo a piedi. Fermi!
Scendi. Cerca di stare calmo. Vieni. Salve, amico. Si è fermata. La puoi riparare? Sì, signore. Grazie. A poche miglia da qui, proseguendo in quella direzione, troverai una stazione ferroviaria. Ci separiamo allora? Esatto. Ho degli amici che abitano non lontano da qui. Tu che pensi di fare? Vorrei scavare una bella fossa per Sanders. Sei sicura che starei bene? Non puoi passare il resto della tua vita tentando di salvare la mia. Voglio provare a cavarmela da sola. Grazie. Grazie. Imbecilli.
L'avete perso di nuovo. Se non riuscite a trovarlo, vi faccio squartare! Ciao. Lo sai che le tue sorpresine cominciano a darmi sui nervi? Come sapevi che la pistola era sepolta in giardino? Oggi mi hai detto quale sarebbe stata la tua prossima mossa, scavare una fossa per Sanders. E allora mi è tornato in mente il tuo interesse per le erbacce. Sì, sono stato proprio furbo. Dov'è? È in una valigia, nella cantina del rifugio. Sei fiero di quell'arma, eh? No, non più. Non voglio che vada a finire nelle mani di Gonzales. Sono venuto qui stanotte per disfarmene. Tu perché sei qui? Per vederti. La casa potrebbe essere sorvegliata. Basta. Ciao, Roy. Come te la passi, Jack? Meglio di te, a quanto vedo. Digli dov'è la pistola. Io non dico niente a nessuno. E sai che non scherzo. A meno che non lascino la ragazza. Voglio andare via. Sono stanco. Va fuori. Che hai da guardare, stronzo? Questa ha le palle. Dove sono le tue? No! Vieni, no! Fermo! Alzati! Muoviti! Svelto! Muoviti! Coleman, la pagherai cara per avermi rovinato la vita. Ti dirò dov'è la pistola. Certamente. Più tardi mi dirai tutto. È tutta vostra. Portatelo alla villa dopo lo spettacolo. Toglietele le mani di dosso! Io vi ammazzo, fottuti bastardi! Staccamo! Ok, è tutto finito. Calma, staccamo. Calma.
nuovo da tre notti. Domani ci riposeremo. Vai tu. D'accordo. Fregati. È Coleman! Diego! La pistola. Raduna tutti gli uomini. Setacciate ogni centimetro del parco. Quello ci ammazza tutti. Io me ne vado. Aspetta. Vengo con te. Anch'io. Ma dove credete di andare voi? Ma sì, andate. Animali. Questo posto non mi piace. Quel bastardo è qui. Me lo sento. Rilassati, rilassati. Sono stanco di correre. Ah.
Lasciami, bastardo, lasciami! Hai colpito alle spalle, Roy. Devo darti atto di una cosa, Jack. Sei sempre stato un pignolo. E tu sei sempre stato un problema per me. Ma stavolta ti perdono. Certo che sei caduto proprio in basso. Ti sei mischiato con la Feccia e con i loro interessi per un cospicuo conto in banca. La Feccia, come la chiami tu? Mi ha fatto fare quella bella vita che per te è sempre stata una cosa scontata. Ad ogni modo, non mi piacciono i lunghi addii. Io non lo farei. Sarebbe troppo rischioso. E perché? Metti giù la pistola, Jack. Non questa volta.